Non dubito, mi dubium non est, sono espressioni di dubbio in forma negativa che in latino reggono un tipo di completive simili a quelle dei verbi di impedimento e di rifiuto. Consideriamo questo esempio tratto dal video Cicerone e la candidatura al consolato. Enim, infatti, scrive Cicerone, non dubitabam quin, non dubitavo che, eas libenter lecturus esses, che l'avresti letta la lettera, eas lecturus esses libenter, con piacere. Le completive rette dai verbi di dubbio in forma negativa, come non dubito, mi dubium non est, sono introdotte dalla congiunzione quin e sono espresse sempre al congiuntivo. Esse seguono le regole della consecutio temporum che abbiamo visto per l'interrogativa indiretta. Invece, i verbi e le espressioni di dubbio in forma positiva, come mi dubium est, ho un dubbio, oppure dubito, reggono subordinate interrogative indirette al congiuntivo. Ecco un esempio tratto sempre dall'epistolario di Cicerone ad Attico. Pompeius fremit, Pompeo freme, Scauro studet, favorisce Scauro, sed dubitatur, ma non si sa, è in dubbio, utrum fronte studeat, se favorisca Scauro di facciata, fronte, an mente, oppure con l'intenzione di farlo veramente. L'espressione di dubbio, dubitatur, è in dubbio, è affermativa, non contiene cioè una negazione. Come tale, regge un'interrogativa indiretta, non una completiva introdotta da quin. In questo caso l'interrogativa indiretta è disgiuntiva. Il primo membro è introdotto da utrum e il secondo da an. Il verbo studiat è al congiuntivo.